Sì, ho proprio venduto il mio 10S Max. Già. Infatti, come avrete visto probabilmente dalle mie Instagram stories, sì, è proprio sì, io sono ritornato a fare le foto con lui. Infatti, tutti quanti, ma Simone, perché stai facendo di nuovo le foto col tuo 7 Plus se c'hai il 10S e 10S Max? No, non ce li ho più. E oggi vi spiego proprio perché li ho venduti, visto che è proprio colpa di Apple. E quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito, così vi spiego perché non ho più né il 10S né il 10S Max. E ben ritrovati sul mio canale, ancora una volta un saluto da Simone. Vi devo chiedere subito dei mi piace qua sotto, perché purtroppo l'avrete visto, gli ultimi video stanno andando un po' male perché i feed non arrivano e YouTube pensa che non lo so, io sia un demente, quindi non debba ricevere più nessun tipo di notifica dei miei video e quindi niente, nessuno sta ricevendo le notifiche dei video. L'unico modo per riuscire a farle ritornare di nuovo come prima è chiedervi appunto i mi piace qua sotto e anche qualche commento soprattutto per far riniziare le interazioni sul canale. Quindi sì, è un po' una parte alla Mastrota che vende i materassi, però vi prego ragazzi, è molto importante. Quindi cerchiamo di raggiungere i 1000 like il prima possibile. Ma perché avevo scelto di tenere come mio daily driver, che è un termine inglese che fa molto figo per dire telefono principale, il 10S Max? Beh, per il semplice motivo che già avevo trovato qualche problemino perché non cambiava troppo dal 10S al 10. E quindi ho detto no, almeno così sembra che cambi qualcosa. Quindi prendo il Max perché, caspita, il display è più grande. Quindi insomma, è il primo display così grande. Prendiamo quello. E anche perché ovviamente tutti e due hanno una stupenda fotocamera. Io l'ho definita la fotocamera migliore su uno smartphone per ora e continuo a pensarlo. E anche come materiali. Materiali è davvero bellissimo, soprattutto in color oro è stupendo. Per non parlare della fluidità. Anche quello l'ho definito il telefono più fluido ad ora esistente sul mercato. E continuo a pensarlo. Questo primo discorso iniziale è come quando, tipo, no, ti devono lasciare e quindi ti fanno tutto: no, ma sei una persona stupenda, bravissimo, sei bellissimo, eh. Però è proprio così funzionerà questo video, perché è bellissimo, è fluidissimo, è un'ottima fotocamera. Però già il fatto che sul piccolo, sul 10S, che non avete visto negli ultimi video, c'era il charge gate, cioè il problema che non faceva ricaricare sempre il device. Problema software che Apple ha già fissato a quanto pare, però sul piccolo appunto c'era. Non c'era sul Max, però un po' di paura che ci fosse anche su quello, onestamente ce l'avevo. E oltretutto io continuo ad essere possessore di questo 7 Plus da ormai 2 anni e mezzo, più o meno, sì, 2 anni e mezzo circa, e continuo a non cambiarlo. Dico sempre: no, quest'anno lo cambio e poi non lo cambio mai. Ma in questo momento, beh, davvero, ragazzi, è il momento di cambiarlo, perché comunque è troppo old per i video su YouTube, perché mostrare un telefono così vecchiotto per i video è un po' brutto, e soprattutto anche per le foto su Instagram. Io ho pubblicato questa foto qua su Instagram che ha fatto un sacco di mi piace, oltretutto è stata ripostata da un sacco di pagine, sono troppo contento di me medesimo. È fatta con il 10S Max, pensate, la stessa foto fatta con il 7 Plus, tutti quanti mi ridono in faccia, nessuno se la fraga, perché ovviamente, ragazzi, chi è che condivide un telefono di ormai 2 anni e mezzo fa? Nessuno. Ma per il resto, a parte queste cose, quindi da social, che soltanto un utente come me considera, visto che gli utenti normali sicuramente non si fanno queste pippe mentali, per il resto questo 7 Plus va ancora strabene, è strafluido, è stracomodo da usare e, ahimè, lo devo ammettere, io il Touch ID continuo a preferirlo al Face ID. E in generale, tutti i giorni, è molto più semplice da utilizzare il tasto centrale, è molto più rapido, lo si prende dalla tasca e è già sbloccato perché si preme lì. Insomma, lo trovo più comodo in effetti da usare della serie 10 di Apple. Ma il problema grosso non è questo, non è questo il motivo che mi ha fatto dire no, lo vendo il 10S Max. Il motivo è il fatto che non vale i soldi che costa. E quindi sì, è per questo che dico per colpa di Apple.
Perché ragazzi, se questo smartphone fosse costato 1000 euro tondi, 999, come succede in America, 999 dollari, io il 10S Max l'avrei tenuto. Ma costando ben 300 euro in più, raga, qua, insomma, sono davvero tanti tanti soldi. Quindi la mia situazione è questa: devo cambiare smartphone, perché comunque mi serve uno smartphone più aggiornato per i video, per Instagram, per i social. Però ancora non è quello che cerco, perché ripeto, ragazzi, non avrò mai un entrata per comprarmi quello smartphone, perché non se li vale quei soldi. Quindi che cosa farai, Simone, della tua vita smartphonesca nei prossimi mesi? Bene, aspetterò il 10R. Quindi io non l'ho ancora provato, non so come va, non so quanto è fluido, non so nulla, però io vi dico che al 90% io quest'anno cambierò lo smartphone e il mio prossimo smartphone sarà il 10R, sempre di Apple. Non so ancora il colore, ma fatemi sapere qua sotto qual è il vostro colore preferito di tutti quanti quelli disponibili sul 10R. Secondo me sono tutti abbastanza belli, tranne uno o due. Questi sono i miei pensieri per quanto riguarda il 10S, che sì, è bellissimo, è fantastico, è stupendo, se ve lo potete permettere. Se invece siete proprio tirati, ragazzi, non ne vale la pena, perché molto probabilmente, appunto, sarà uguale come fluidità il 10R e probabilmente anche come fotocamera, che sono appunto i punti di forza del 10S che me lo fanno preferire a questo qui, perché, come ho già detto, come comodità di utilizzo io, ragazzi, continuo a preferire il 7 Plus. Poi è ovvio, ragazzi, non è che lo cambierei soltanto perché è più moderno il 10R. Anche perché come fotocamera, sì, per quanto vada ancora bene il 7 Plus, è un po' passato. E anche come display è un po' piccolino adesso rispetto ai nuovi. Quindi sì, effettivamente non lo cambierei soltanto perché è vecchio. E mi aspetto qua sotto i commenti: oh mio Dio, Simone, ma vuoi spendere 800 euro soltanto perché il tuo device è vecchio eppure va benissimo? No, anche per altro. Però insomma, questi sono i miei pensieri per quanto riguarda il 10S, 10S Max. Voi l'avete comprato? Da che device arrivavate se l'avete comprato? Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Io spero che questo breve video di spiegazione vi sia piaciuto e giovedì io sarò all'evento Samsung 4X Fun, dove verrà presentato il nuovo smartphone a 4 fotocamere chiamato Galaxy A9S, anche se probabilmente ancora Samsung voleva che non si sapesse il nome, ma oramai lo sanno tutti, si chiama Galaxy A9S e sarà probabilmente una vera e propria bomba. Quindi aspettatevi il mio video subito dopo la presentazione. E per il resto, ancora una volta, grazie mille per essere arrivati fino alla fine e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale. E quindi, ciao!